Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale hanno nuovamente riportato in primo piano una spaccatura in seno all'area di centrodestra. A dividere la figura dell'attuale presidente Alessandro Polcri, da molti ritenuto non rappresentativo della sfera politica in questione. A far storcere ancor più il naso la decisione di Polcri di convocare il Consiglio per l'approvazione del bilancio a 48 ore di distanza dalle elezioni. Sul tema è intervenuto il sindaco Silvia Chiassai Martini, che ha preceduto proprio Polcri alla guida della provincia di Arezzo. C'è bisogno di ritrovare un'unità del centrodestra che parte da un presupposto che non è stato accolto prima delle elezioni, quella di una nuova elezione del presidente che veda una figura unitaria e che possa permettere a tutte le amministrazioni di riconoscersi in una figura da sostenere. Al di là dell'esito appunto delle elezioni del Consiglio, il fatto di aver effettuato l'approvazione del bilancio due giorni prima delle elezioni è un qualcosa che già fa capire quanto la direzione che in questi anni purtroppo ha preso questa governance non è una direzione nell'interesse dell'ente, ma più forse su un interesse personale. Quindi credo che a questo punto, dopo le votazioni del Consiglio, si debba ripartire come centrodestra per cercare di portare avanti una progettualità provinciale di cui andare orgogliosi e che ci rappresenti tutti. C'è da ritrovare un'unità di intenti tra Presidente e Consiglio che rappresenta le amministrazioni comunali della provincia in considerazione degli importanti progetti che l'ente deve portare avanti in materia di infrastrutture e scuola. Se la governance della provincia non viene fortemente sostenuta dai 36 comuni o comunque in maniera sostanziale, vuol dire che si sta lavorando non nell'interesse giusto per il territorio. Quindi quello che dico è che la priorità, visto l'organo particolare che è diventata purtroppo la provincia dopo il 2016, al di là della sciagurata idea di fare elezioni di secondo livello sia per il Presidente che per il Consiglio, ed è per questo che poi siamo in questa situazione, ha importantissime deleghe legate alla sicurezza delle strade, dei ponti e delle scuole. Ci sono interventi importanti da fare, per ora la provincia sta andando avanti con tutti gli interventi della precedente amministrazione legati al PNRR e a scelte politiche che avevamo preso in precedenza, c'è ancora però tanto da dover progettare e io non vedo una visione e un intervento in questi primi due anni che possa far ben sperare su un percorso per la messa in sicurezza soprattutto delle scuole che non si può fermare assolutamente.